organica, una mostra particolare qui a Cirié. Come è nata e quale messaggio vuole lanciare? Dunque, la mostra è nata grazie all'associazione Ipovedenti. L'anno scorso mi hanno chiesto se avessi voluto partecipare in qualità di artista, diciamo scultore, a rendere fruibile la scultura in modo tale che possa essere percepita in modo tattile dall'associazione, diciamo dai non vedenti. E subito, quando mi è stato proposto, ho detto assolutamente sì. E quindi nasce per questo, e nasce ed è anche una scoperta per me, per capire anche il mio lavoro fin dove può arrivare e da dove inizia anche. Quindi anche le sculture sono state create proprio con questo obiettivo? Dunque, le sculture non sono state create con questo obiettivo, perché sono parte di un lavoro personale, ma sicuramente sono state lavorate affinché io riuscissi a offrire loro anche un po' quello che era il messaggio e anche quello che serve per capire meglio la narrazione di queste sculture. E quindi ho cercato di offrire delle esperienze tattili in modo da far capire meglio un po' a tutti, anche ai vedenti ovviamente, cosa vuol dire lavorare la materia in un certo modo, ecco. Cosa viene rappresentato nelle tue opere? Sicuramente parlano di una storia, cioè ogni scultura rappresenta una storia, e in questo caso io sono quello che ho voluto fare è dare una lettura della contemporaneità, e quindi io ho creato attraverso delle storie narrate, però che avessero un obiettivo, un messaggio finale. Ho creato degli edifici monumento che ritraessero delle non virtù della società, e soprattutto una culla altare, cioè un altare alla vita, e questo era anche una cosa che intendevo finalmente esporre, e sono riuscito anche grazie a questa opportunità. Carla Bertone, hai curato questa bellissima mostra, una mostra che vuole abbattere le barriere e quindi far arrivare l'arte anche alle persone ipovedenti. Questa mostra è una mostra non convenzionale, non si tratta di una mostra tradizionale di scultura che viene fruita attraverso la vista, anzi la vista viene messa al buio per prediligere il senso, che è quello più ancestrale che abbiamo, che è quello del tatto, attraverso cui il bambino, che è ancora non condizionato, impara a conoscere il mondo. È una mostra che mi ha dato veramente, anche all'artista che è stato bravissimo, molte soddisfazioni, perché soprattutto i più piccoli, i bambini, hanno ripercorso con le loro mani queste sculture più volte, traendo delle emozioni enormi e dando delle chiavi di lettura inedite, e questo è veramente un successo. Sì, perché alla fine la chiave di lettura che viene data è quella che si sente attraverso il tatto. Sì, queste sculture hanno una doppia chiave di lettura, vale a dire la scultura è ovviamente tridimensionale nello spazio, ma soprattutto hanno delle finiture. C'è anche una scultura non finita che serve tra trade union, dal progetto, dall'idea, dal disegno alla scultura stessa, ed è semplicemente liberata dal marmo, come diceva il grande Michelangelo, per via di levare l'idea emerge, mentre le altre sculture hanno delle finiture che riguardano il microcosmo e il macrocosmo, quello che c'è dentro di noi e quello che c'è sopra di noi, quello a cui aspiriamo. Qual è la scultura che meglio rappresenta questa mostra? La scultura che rappresenta di più questa mostra è la culla altare, che volutamente è stata messa centrale nell'esposizione. È una scultura composta di due elementi distinti: la culla altare, che è una mano, una cattedrale, un altare che protende il bambino al cielo e che appunto protegge un neonato che ha ancora la sua camicia. È un evento straordinario, nasce con la camicia, nasce un bambino ogni 80.000, è un bambino magico, e in marmo bianco di Carrara, la pietra più preziosa da poter lavorare, e rappresenta la purezza, l'eternità, la parte più pura e più eterna dell'essere umano, cioè la nostra anima. Una mostra promossa dall'Apri ODV. Per noi è un'esperienza abbastanza nuova e interessante, anche perché la fruizione dell'arte, e in particolar modo della scultura, che è
l'arte figurativa sicuramente più accessibile alle persone con disabilità visiva, consente di percepire dei dettagli, dei particolari che forse a volte con gli occhi sfuggono. Mi riferisco, non so, alla temperatura dei materiali, alla consistenza, alla porosità, il peso anche delle opere. Cioè sono dettagli, aspetti magari secondari ma non trascurabili che la scultura ci consente di percepire attraverso il tatto. Aspetti che sono stati fatti notare anche dai ragazzini guidandoli in questa visita un po' particolare. Sì, infatti abbiamo avuto una visita di due classi della quinta elementare della scuola Don Bosco qui a Cirié e la cosa è andata molto al di là delle nostre aspettative. Abbiamo notato veramente un interesse e una curiosità da parte dei bambini che francamente non mi aspettavo così forte. Per me è stata una grande soddisfazione. Thank you.